tutto pronto per la terza partita della quarta giornata tra Croce Bianca e Goodyear, una partita tra due squadre deluse. Diana subito sprona e incita i suoi compagni, va Carlo a conclusione, deviazione da parte di Staffini al secondo minuto. Cross, attenzione, e subito Vaccaro porta in vantaggio i suoi. Gol alla Matri, come ci vuole far capire da questa esultanza di Vaccaro. E Losel che la puccia. Diana in pressing ci prova, anzi no, grandissima giocata per Cominelli, grandissimo colpo di tacco da parte di Cominelli. Lardaloro ancora prova il tocco per Cominelli, attenzione perché Staffini copre bene. Staffini il tiro, palla a lato e calcio d'angolo, prima sortita offensiva al quinto Ferrara. Diana bravissimo per Staffini che potrebbe andare al tiro, ancora ancora palla per Staffini, bella giocata per la Torre, l'appoggio per Diana, non riesce Ferrara, prova di nuovo Ferrara per Goodyear, anticipato benissimo dall'Ardaloro. Ferrara prova ad intervenire Cominelli, assist per Vaccaro, 2-0, doppietta personale. È partita decisamente in salita adesso. Prova il contropiede Staffini, spinge, perlomeno ci prova sull'Ardaloro, è bravissimo il ripiegamento difensivo, l'appoggio è per Vaccaro, l'aggancio, il tocco di tacco da parte di Vaccaro per Cei. Gran gol e grandissima sportività da parte di Goodyear, che applaude la grandissima giocata di Vaccaro. E poi il conseguente gol di Cei. Cei ancora grandissimo, movimento da parte di Cei, palo da parte di Cei. Cei, Cominelli, Vaccaro, altra giocata geniale di Vaccaro per Cominelli, pazzesco gol al 13esimo minuto, anzi 14esimo. Ci prova la Torre ed è bravissimo Diana, va al tiro, grande conclusione della partita di Diana, palla che si spende sul fondo. Molgora puntato e saltato, Dozio, Cei si prepara al tiro, Cei, 5-0, è tutto troppo facile per Croce Bianca al 16esimo, quando siamo giunti al 18esimo minuto del primo tempo. Partita veramente a senso unico. Cominelli bravissimo qua Braghieri a intervenire, ma Cominelli lotta, fa una grandissima giocata, Davi, grande parata da parte di Davi. Ancora Dozio, palla verso Cominelli che gira, Davi ancora, Cei, 6-0. Cei a 0. Diana l'appoggio per Braghieri, il tiro, la parata, Diana, eccolo qui il gol sul finire di primo tempo. Ed eccolo qua il gol che sancisce il 6-1. Dai cazzo. Eccoci qua per il secondo tempo, si riparte dal risultato di 6-1. Oh, concentrati però, dai. Dozio. Cei ancora. Vaccaro. Vaccaro cerca benissimo Cominelli, lo trova, miracolo di Davi ancora, l'Ardaloro cerca il pallonetto. Diana, 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 la conclusione. Coglie l'esterno della rete Diana, vicino al gol. Porta sulla palla Cei, si fa tutto il campo da solo, conclude di punta ma benissimo Cei, va vicinissimo al gol al sesto minuto. Giocare, cosa vinci? Vaccaro per Dozio, terzo assist di tacco di Vaccaro. Ferrara, attenzione al contropiede, Staffini potrebbe liberare il suo mancino. Staffini, palla sul fondo al decimo minuto. Cominelli il tiro, Davi, plastica parata meravigliosa.
Cominelli prova l'anticipo, Staffini molto irruente, è stato bravissimo, però Staffini è il gol del 2-7, meritatissimo da parte di Staffini. Ed ecco qua la fine della partita, termina 7-2 per Crocebianca. Risentirci per l'ultima partita. Eccoci qua con Davi, autentica grande prestazione da parte tua, non è bastata purtroppo per vincere questa partita, sicuramente Crocebianca superiore, ma come mai avete subito così tanto in fase difensiva? Oggi abbiamo affrontato una partita probabilmente sotto gamba, pensavamo che fosse una partita più a nostra portata, abbiamo fatto gli stessi errori della prima partita, quindi abbiamo giocato un po'. Siamo stati un po' indietro, sotto ritmo, ci hanno attaccato, insomma non abbiamo fatto quello che avevamo studiato prima di prepararci la partita di oggi. Peccato perché dopo l'ultima due partite stavamo giocando decisamente meglio, questo è stato un passo all'indietro. Sicuramente, però sicuramente la tua prestazione è stata di livello, abbiamo notato anche con gli altri giornalisti che se non ci fossi stato te un portiere un po' più scarsettino sarebbero potuti essere veramente tra i 15 e i 20 gol, perché loro hanno tirato da ogni dove, tu hai fatto quello che hai potuto con tantissime parate. Il portiere è uno dei 5, per cui si vince in 5 e si perde in 5. Ho perso assieme alla propria squadra. Complimenti personalmente. Grazie per te. Ciao, buona serata. Prossima. Eccoci qua con Vaccaro, grandissima prestazione per te. Tanti gol, ma soprattutto 3 assist di tacco. Penso che sia la prima volta che vedo un assist meraviglioso al volo per il tiro di Chey. Grande prestazione, finalmente la vittoria. Anche perché noi notavamo anche qui, sempre con tutti gli altri giornalisti, che siete una squadra, secondo me, tecnicamente valida, però siete solo a 4 punti. Come ti spieghi questa cosa? Mi spiego principalmente perché secondo me nei primi 3 turni la SG Technology forse un po' meno, abbiamo incontrato le due squadre più forti del torneo. Questo sicuramente. Soprattutto una Spagna in più, Cervi Attilio, perché con Panino giusto il risultato è stato un pelo più bugiardo di quello che è stato l'8 a 6. Perché se fossimo entrati in partita sì, sin da subito. Questo sì, perché l'ho fatta io la telecronaca, ed era una partita che poi a un certo punto avete rischiato addirittura, quando eravate sul 7 a 6, di pareggiarla subito. Poi loro hanno fatto l'8 a 6 perché loro sono comunque bravi. Sì, no, sono però grandissima prestazione da parte tua, grande prestazione anche da parte dei compagni. Qual è l'obiettivo adesso sensibile a quale potete arrivare? Al terzo posto con SG Technology? Si può lottare come si è visto nel 5-5 iniziale con SG Technology, però bisogna giocare da squadra, prendere buono spunto da questo test, ma sapere che la classifica parla di un Goodyear, una buona squadra, ma che era 0 punti e c'è da fare sempre di più perché gli altri saranno più forti. Bocca al lupo. Grazie. Alla prossima. Grazie.